tutto così complicato? La prossima volta ne compriamo uno da 100 pezzi facile facile. Oddio! Ma che è un'epidemia? Ti posso baciare? Qui? Io ti offro la mia vita. Alla volta buona, Cristiana Capotondi. Buon pomeriggio e buon anno! Buon anno! Ma ti vedo abbronzata, sei andata a sciare, sei andata alle terme, al mare, sul terrazzo di casa. Caterina, non sei l'unica a non essere andata a sciare, sta tranquilla, non sei l'unica, perché so che è una nota molto dolente. Ma guarda, proprio dolente, ho invitato Edoardo Vianello apposta per ballare. E per sciare. Dovevi farmi entrare un minuto prima, avrei ballato anch'io. Ma no, perché le attrici di cinema non vogliono mischiarsi con noi della televisione pop. A questo, per questo mi hai praticamente impedito il mio unico ballo del 2024, che era quello con Edoardo Vianello, ma va benissimo. Guarda, facciamo così, lo dico al nostro regista che ha l'anima young. In chiusura mettiamo Mischeta con la canzone di Vianello e balleremo io e tutti quanti per salutarvi in questa prima puntata del 2024. Ma arriviamo alle cose serie. Sei pronta per la nostra slot machine? Io sono pronta, prontissima. Bene, ti vedo bella pronta. Si vada. Mettiamo? La mettiamo? Sì? Slot! Non so che cosa mi accadrà, per cui anche io, guarda, pronta. Dopo questa puntata io amo il suo maglione, cioè il maglione con l'orso è stata sempre una tentazione per me. Ma pensavo chiamassi Fabrizio, perché... No, non Fabrizio in quanto, ma il suo maglione, devo dire, è una tentazione straordinaria. Dopo aver ballato mezza puntata non consiglio di usarlo, però potrebbe, comunque, da pulito è molto bello, appena lavato. Appena lavato. Dopo 40 minuti di Vianello, voglio sapere se tu hai messo anche il maglione con l'arena, perché sai, tra l'arena... Domani abbiamo, l'arena, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, ci avviciniamo, il 2 gennaio, ci avviciniamo alla Befana, quindi questi maglioni metteteli in questi giorni, altrimenti... Perché poi, dopo 12 mesi... Appunto. Allora, scusate, è uscito Gigi Proietti, perché è stata la tua prima volta buona, no, Gigi? Assolutamente sì, ma la volta piccina. Buona di tanti spettatori, ma anche di tanti attori colleghi, ero piccolissima, avevo quasi 14 anni, quindi ero proprio piccola, e fu un incontro magico, perché lui aveva un grande divertimento a far divertire gli altri, quindi era una persona sempre molto generosa, e soprattutto con i giovani, infatti lui aveva una scuola, per cui proprio dedicava del tempo a cercare di farmi capire delle cose, che spero di aver capito. Beh, mi sembra di che tu abbia capito abbondantemente. E di essermi portate dietro, e poi era un uomo di una simpatia, di una convivialità, era veramente una persona, a parte che credo uno dei talenti più cristallini. Stiamo parlando nostro... del film Un nero per casa, sì. E tu eri la figlia di Nancy Brilli. Sì, sì, io ho fatto la figlia di... che poi in quella serie io venni quasi scelta da Nancy da qualche parte, quindi devo molto anche a Nancy, e poi appunto feci questa regia di Gigi e fu molto bello, sì. Tutto questo però, parliamo di te quando avevi appunto
quasi 14 anni. Nel lavoro minorile. Lavoro minorile. Lavoro minorile, vogliamo dirlo. Lo vogliamo dire. Ecco, sì. I soldi li hai messi da parte per i genitori? Sì, sì. No, io ho messi da parte. Io sono della Vergine, quindi sono organizzatissima. Come tu, come lei, come Frida. Sono organizzatissima, sì, sì. Fin da bambina proprio ho detto, poi io con questo faccio, con questo studio, con questo organizzo. I miei genitori si mettevano lì, ma veramente ci saremmo anche noi eventualmente per esatto. dare una mano. Per i giorni persi al lavoro. Per dare una mano potremmo esserci anche noi, invece io volevo far tutto da sola. E adesso, sperando di farti cosa gradita, ti vediamo un po' più grande. Ti vediamo al Festival di Sanremo, perché attenzione, lei ogni 10 anni va a Sanremo. Oddio. È così, 2010, 2020, la prossima 2030. Sì, perché speriamo di arrivarci sempre molto... Naturali. Meravigliose. Naturali però, a questo sicuro. Perché io e te resistiamo. Siamo però team naturali. 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 È una promessa. Sembra che invecchiamo solo noi qua, Cristiana. Tutto il mondo, ma noi... Noi? Con dignità. Con dignità, intelligenza con dignità. E grazia, signore, vero? Ecco, esatto, questo. Prego. A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Cristiana Capotondi. Cristiana! Scusa, mi ho messo... Lo sapevo che te la saresti messa. Lo sai. Per l'invidia che provavo. Per l'invidia che provavo per te. Perché io adoro questi vestiti così belli larghi, che coprono tutto. Tu non hai bisogno di niente perché sei meravigliosa. Invece io ogni tanto metter questo, così dopo uno può anche mangiare quello che vuole. Venuta da sola, un regalo per te. Ah. Antonio! Ah, scusate, prego, un prego. Dov'è? Antonio, ormai... Eccomi, scusate, arrivo, Ci mancherebbe altro, Cristiana, poi... Allora, Cristiano Ronaldo ha portato la maglietta, io ho portato il pallone. Oh, grazie. Se vuoi, domani mattina, anche voi, se volete, partitella. Oh, calcio a 5, calcio a 11, come volete. No, perché Cristiana è bravissima, è fortissima. Anche se dopo... Romy Schneider, per me sì alla tua faccia. E il nostro Fabrizio D'Alessio concorda, non so come, perché lui ogni tanto si diverte con i meme. Sì, perché parlavamo prima di arrivare in modo meraviglioso e tutto quanto, e noi abbiamo pensato a questo meme. Quando le altre si sentono delle principesse, ma tu sei Sissi. Cioè, tu rispondi con Sissi, quindi, cioè, quindi vinci a mani basse su tutti. Vinco a mani basse. La storia, purtroppo è una principessa triste, perché è una storia molto, però, iconica. Poi ha costruito per l'Austria tantissimo, Vienna è una città meravigliosa anche grazie a lei, e poi vanno tutti a Vienna per Sissi. Quindi, infatti, benissimo. Poi non la trovano. slot! Torniamo alla nostra slot. Vediamo che cosa mi capita. Dove andiamo? Sì. Ah. Questa è sempre Sissi, esatto. Cioè, mi rendo conto che è difficile. È Sissi che fa la calciatrice. Sì, questa è Sissi che interpreta il ruolo della calciatrice. Mezza sega, peraltro, scusa. Che ruolo, che ruolo? Ma io, cioè, nei miei sogni sarei stata un terzino, quindi sarei stata un Cabrini, certo. giocare sulla fascia, perché quando sei al centro la palla arriva da due lati, capisci? Che già è difficile controllare se la palla arriva solo da un lato. E dici solo da lì. Esatto, passatemela solo da lì. Però, insomma, scapoli ammogliati, veramente. Perché noi abbiamo anche calciato insieme. Noi abbiamo anche calciato insieme, con, sempre con, noi sempre con dignità. Con dignità. Caterina, ma non lo so, ci riscontriamo. Facciamolo dire a loro, facciamolo dire a loro. Prego, come due vecchie zie, ci riguardiamo. Mio Dio. Cristiana la capitana. Yes. Mamma mia, yes. Ragazzi. Ragazzi, è una capitana. Un capitano, un capitano. Senso di sicurezza, perché tra il tacco e lo scarpino in mano creavo un equilibrio, però vabbè, comunque ragazzi, io la porta abbiamo anche la porta, ma io qui segno, vabbè, ma qui se, beh, qui se, almeno qui segno da difensore, almeno qui, eccola, allora è una palla interessante, non con la punta.
anche. Fabrizio, vuoi fare un commento tecnico? Attenzione, vediamo due grandi giocatrici entrare in campo. Devo dire che uno contro uno sui tacchi, livello altissimo, complimenti. Non posso dire. Cioè, vorrei vedere Messi o Ronaldo giocare con i tacchi uno contro uno. Non può succedere, quindi no, no, a parte che uno contro uno secondo me arrivano alle mani facilmente, esatto. Che è la cosa che sarebbe capitata a me e a Caterina dopo un minuto. Comunque tu hai lo spirito da centravanti. Sì. Ah, centravanti. Sì, sì, proprio centravanti di sfondamento, con ilarità, con presenza, con forza. Con determinazione e grande competitività. Che peccato aver fatto Miss Italia. No! Vediamo dove andiamo. Beh, comunque dopo questa può succedere di tutto, capisci? Siamo sicure, siamo in discesa. Vediamo. Attenzione! Ah, l'attualità. Succede anche nelle migliori famiglie. Ve l'ho detto che era la protagonista femminile del film di Alessandro Siani? Ci siamo. Ci siamo. Siamo arrivati. Guardate il trailer. Mm-hmm. Guarda, mamma, io sarò pure la pecora nera, ma la situazione è veramente grave. Questa è una brutta cosa, una brutta cosa. Una brutta cosa? Sì. Ma che dici? Ma questo è uno sgarbo orrendo. Ma sgarbo orrendo? Ma che stai dicendo? È una porcheria, un'infamità? È uno sgarbo orrendo. Questo ha detto. Vedrete che quello prosciugherà tutta l'eredità di papà che spetta a noi. Comunque non può essersi innamorata così in fretta. Questo è un classico caso di rimozione. Ma è, dottoressa. Rifugge dal dolore del lutto attraverso una fantasia. Come quando in strada c'è una rimozione forzata. Da un lato c'è una macchina in divieto di sosta e questo amore è il carattrezzi che la rimuove. Hai capito? Non ho capito. Ci sta una rimozione e noi pagammo verbale. Terra tua. Da ieri al cinema, da ieri al cinema. Questi sono i miei fratelli, noi prova a avere i tre disgraziati fratelli di una Brescia, Alessandro Siani e la sottoscritta sorella di cotanti fratelli. Capisci? Di fronte alla morte di un padre e al matrimonio di una madre, nello stesso istante praticamente. Quindi, non facile. No, cerchiamo di difendere la famiglia, cerchiamo anche di difendere l'eredità della famiglia, perché succede nelle migliori famiglie, ora non dite, però c'è anche questo tema qui. Tu sei figlia unica? No, ho una sorella. Ah, ecco. Anche tu hai due sorelle. Due sorelle, ma io ho detto non voglio nulla. Anch'io ho detto non voglio. Ma siamo identici. Nulla voglio, lo dico, così rimane. No, nulla, però questo è un altro notarile. Però i gioielli di famiglia, pochi, li voglio. A quelli li vuoi? Perché la vanità mi appartiene da sempre. E allora sono... Ma poi ti stanno bene, ma perché non darli a Caterina, signora? Ma scusi. Già fatto. Già da parte. Bene. A 40 sei portata avanti. Mamma dato. Così dice, non litighi con le altre. Basta. Lo stanno scoprendo adesso, ma andiamo avanti. Beh, insomma, buon anno, famiglia Balivo, buon anno. E succede anche nella famiglia Balivo. Però poi non voglio niente. E quindi questa famiglia invece... Ora, ma poi? Beh, non sappiamo come sarà poi. E lì com'è nella famiglia, nelle migliori famiglie? No, lì è un disastro. Ma lì è un disastro, infatti, il povero Antonio Catania, che aspira al cuore di nostra madre, noi pensiamo che invece aspiri al portafogli di nostra madre, gliene combiniamo di ogni. E poi, come nelle migliori famiglie, ci sarà chiaramente un epilogo, un happy end. Ma possiamo vedere cosa succede durante le feste della famiglia di Rienzo. Siamo noi tre fratelli. Esatto. Ma poi andiamo al cinema. Intanto però fatemi vedere un piccolo spoiler. Filippo è primo nel suo corso. Oh, non è vero. Non ci vediamo mai. Solo durante le feste comandate. Comandate da mio padre. E meno male che non ha preso da zio Davide. Filippo è capitano di football. Filippo ha vinto il premio amico dell'anno. Sì, ma attenzione, perché stasera abbiamo una bella pergamena per lo zio Davide. Per me? Sì. Mamma mia. Vediamo. Pecora nera della famiglia. Alessandro è la nostra pecora nera. Noi due fratelli perfetti, che poi tanto perfetti vedremo non siamo, con due genitori, Sebastiano Somma e Anna Galiena, che ci hanno cresciuti così, tutti e tre allo stesso modo, però Alessandro è venuto proprio fuori pecora nera. E poi scopriremo che invece... Però Alessandro la fa grave, perché Alessandro vorrebbe fare il medico. Quindi ragazzi, tutti al cinema, tutti al cinema. Senti, com'è stato questo Natale con la tua piccola? Perché tu sei diventata mamma da un anno e mezzo. E durante l'evento di Simone Belli, vuoi raccontare tu quello che è successo? Oppure non si può raccontare? Dimmi tu, No, ma ti prego, perché è una cosa privata. Che tu dovevi andare a messa alle 19? Sì, me l'hai fatta.
saltata la messa, perché sono arrivata dopo la predica. Ma la cosa, vabbè, a parte essere tornata a casa, no, con un sacco di quello che hai detto a me, a Nicoletta Romanoff, dimmelo. Ma no, perché poi lei lo sentirà, non si può dire, si deve dire in privato. Figlia, non mi ricordo il nome. Anna. Anna, sì, è vero, vero. No, abbiamo detto che io sono diventata mamma molto tardi, a 40. E fate un applauso, non hai detto l'età. L'applauso era per dire no. A 42 anni. Vedi, la signora dice anche brava, per cui... Certo. No, perché potevo sfuggire al tema del tasso natalità, invece ho voluto contribuire al tasso natalità del paese. Ecco. No, dicevo che le mamme, che erano già mamme prima, avevo tante amiche mamma, Caterina, Nicoletta, Romanoff, la nostra amica, dico... Perché non me l'avete detto? E dentro a questo perché non me l'avete detto c'erano una serie di cose, tra le quali che non ho potuto togliere il cappotto perché sotto ero tutta una pappa di pasta di zucca. C'era una situazione, sono uscita di casa senza controllare benissimo, mi sono resa conto che non potevo togliere il cappotto. E diciamo che l'evento era anche pieno di persone, quindi lei in realtà era un po' come oggi Fabrizio in quel maglione di lana. Sì, ecco. esatto. Mi capisci. Si va al cinema a vedere... Cristiana Capotondi con Alessandro Siani e tutta la bella combriccola, ma come promesso, visto che qui insomma è mamma da poco e quindi Capodanno l'avrà fatto a mezzanotte, con chi eri a dormire? Ma chi l'ha vista la mezzanotte? Caterina, ma di che parli? Ma io non la vedo, non la vedo dal 2000, perché sono sempre andata a dormire presto, però adesso alle 8:30. Allora balliamo su scheda. Che finimo! Noi ci vediamo tra 30 secondi, però devo far ballare Cristiana, è il mio